Bentornati e bentornate a una nuova puntata dedicata alle elezioni amministrative dell'8 e del 9 giugno. Oggi scendiamo nel comune di Sorgà e andiamo ad incontrare la candidata sindaco Barbara Tregnago. Benvenuta. Piacere di trovarvi. Giornalista professionista, titolare di un centro per l'infanzia a Nogara, molto attiva anche nel volontariato. Sappiamo che, insomma, ha diverse esperienze in questo ambito. Allora, sì, sicuramente la mia attività a contatto con le realtà della scuola mi porta ad avere una profonda conoscenza del terzo settore, quindi sono comunque sempre a contatto con il volontariato, ma personalmente, diciamo, insomma, lavoro assiduamente con il comitato della biblioteca del paese, quindi passo il mio tempo libero in biblioteca a servizio della cultura. Ecco, poi ovviamente appartengo anche ad altre realtà come Hauser, e insomma, quando posso dedico il mio tempo lì. A questa attività, una laurea in lettere, indirizzo in storia dell'arte, e sarebbe curioso di capire anche come si è avvicinata al giornalismo, ma potremmo magari rimanere qui per Ma tutto molto il tempo. brevemente, un brutto fatto che successe nel mio paese, Montechia di Crosara, il caso Maso, che oramai conosciamo tutti, e i giovani furono accusati di essere tutti attaccati al denaro e poco alla famiglia. Io mi ribellai perché allora ero nel direttivo di un gruppo giovani, quindi vennero ad intervistarmi più volte e non riuscivo a spiegare le mie ragioni, non riuscivo a dire che i giovani in realtà avevano tanto da dare e non erano solo quelli rappresentati dalla TV in quel momento, e allora decisi di diventare giornalista per raccontare la verità. Una bella storia che magari ci sarà occasione di approfondire in un secondo momento. Facciamo partire il timer, a disposizione 15 minuti per affrontare alcune questioni che riguardano il programma elettorale e le questioni politiche. Ricordiamo che la sua lista si chiama Alleanza Civica, un progetto che unisce. Partiamo da sicuramente il tema che ha dato visibilità nel bene e nel male al comune di Sorgà negli ultimi anni e negli ultimi mesi, ovvero il possibile insediamento di una discarica di Carfluff, o comunque come la si voglia pronunciare, insomma. L'iter prosegue, state attendendo una risposta dal TAR. È una tematica scottante e molto delicata. Una tematica scottante, molto importante per il nostro paese, tanto che comunque quando presentiamo le nostre liste siamo in tre contendenti alle amministrative e tutti ci chiedono come andrà a finire con la discarica. Allora, sicuramente uno dei nostri cavalli di battaglia è quella dell'attenzione fortissima all'ambiente e il no assoluto, senza se e senza ma, abbiamo sempre detto, agli insediamenti insalubri in paese, di qualsiasi genere si siano. Quindi stiamo attualmente in attesa perché comunque c'è una risposta al TAR che deve arrivare. Siamo fermi dal punto di vista delle mobilitazioni, ma come Alleanza Civica siamo sempre stati in prima linea quando il comitato ha organizzato eventi di protesta o tavole rotonde, insomma, con gli enti interessati. Quindi sì, siamo un attimino in stand-by in attesa della risposta al TAR, sperando ovviamente che dia ragione al comune e al comitato e che la licenza attualmente concessa dalla Regione Veneto venga revocata. Attualmente la licenza è sospesa, come si dice in termine tecnico, sospesa in attesa appunto del TAR che dovrebbe essere intorno al 20 di giugno se non c'è qualche proroga. Siete preoccupati? Preoccupati sì, perché se dovessero dare una risposta affermativa per l'insediamento, ovviamente dovremmo ricorrere al Consiglio di Stato, è uno dei punti assolutamente fermi del nostro programma, e quindi vorrà dire altri soldi pubblici, altre preoccupazioni e l'allungamento delle tempistiche. Speriamo invece che vada bene. Un altro punto importante del vostro programma è quello che riguarda i servizi alla persona, ma in particolare, anche parlando di sanità, la presenza costante e continua di un medico di base. Sappiamo che nei paesi periferici purtroppo viene meno spesso questa presenza, voi la rivendicate. La rivendichiamo assolutamente per
quello che può fare un'amministrazione, nel senso che non è una competenza prettamente del comune, ovviamente. Noi però quello che possiamo fare è riaprire un tavolo di discussione con l'ASL affinché si arrivi alla decisione di portare un altro medico all'interno del nostro paese. Abbiamo già un medico e un cosiddetto medico distrettuale, una sorta di guardia medica, diciamo, no? Che quindi per questioni di privacy non ha l'accesso alle cartelle dei pazienti, che quindi causa lunghe file al di fuori dell'ambulatorio e quindi lamentele, ovviamente, gli anziani che devono aspettare ore prima di avere anche semplicemente una ricetta. Insomma, c'è bisogno del medico vero e proprio, di un altro medico da collocare, si vedrà come e dove. Ovviamente sulla collocazione ha un ruolo fondamentale chi poi andrà ad amministrare, perché dobbiamo riuscire a ricavare all'interno del paese una postazione che sia dignitosa, un ambulatorio a norma che possa ospitare appunto il medico di base. Però per l'assegnazione dovremo assolutamente batterci con l'ASL. Io mi auguro che la nuova legge che è stata approvata a fine marzo in regione, di portare anche in regione Veneto le ATS come sono già presenti in Lombardia, porti, diciamo, a un rapporto più diretto tra amministrazione e ASL, in quanto sostanzialmente il territorio seguito dai singoli distretti si riduce un pochino, quindi noi potremmo essere più vicini all'ASL in questo senso, perché sappiamo che negli ultimi anni invece le ASL sono state accorpate e quindi all'interno della 9 c'è veramente una realtà grandissima e ovviamente con tante problematiche diverse, tante tematiche da sviluppare. Dal punto di vista delle infrastrutture, vi impegnate anche a riaprire il cavalcavia, un cavalcavia se non sbaglio, no? Noi abbiamo questo mostro nella frazione di Bonferraro, un cavalcavia che purtroppo è stato chiuso perché appunto sono state trovate alcune criticità, non entriamo nel tecnico perché insomma dovremmo risalire a tantissimi anni fa. E ci impegniamo sicuramente a seguire la riapertura del cavalcaferrovia, perché è una infrastruttura importantissima per togliere il traffico pesante dal centro di Bonferraro e poi comunque potrebbe essere uno sbocco verso la nuova viabilità che si sta progettando anche sul paese di Nogara. E il cavalcaferrovia attualmente è chiuso, è messo in sicurezza, questo sì, stanno facendo alcuni lavori di ripristino del manto stradale, delle strade, diciamo, d'accesso al cavalcavia, al cavalcaferrovia. Bisognerà poi intervenire comunque anche sulle spalle per la completa riapertura. Sono opere a carico della provincia, ecco, questo va detto, soprattutto ai nostri cittadini che ci stanno ascoltando. Siamo su proprietà del comune di Sorgà, ma le opere vengono gestite dalla provincia di Verona, quindi quello che può fare il comune di Sorgà è anche qui vigilare, continuare a batter cassa, sollecitare, controllare che le tempistiche vengano rispettate, ma abbiamo fiducia che la nuova amministrazione provinciale faccia bene, perché si è già visto insomma che c'è una particolare sensibilità a questo tema, insomma. A proposito di sistemazioni, anche il paese diciamo ha necessità di alcuni interventi dal punto di vista del decoro urbano, e anche questo l'avete messo nel programma. Sì, diciamo che allora i nostri 2-3 punti programmatici sono appunto quello, no, agli insediamenti insalubri, il ripristino della comunicazione a 360 gradi. Poi ci arriveremo anche a questo punto. E il decoro urbano, quindi noi vogliamo che quando si entra nel paese di Sorgà, da tutte le frazioni, quindi da tutte le 4 vie principali d'accesso, si dica: questo è un bel paese, cioè che una coppia giovane voglia provare ad insediarsi, a metter su casa proprio nel nostro paese, cosa che negli ultimi tempi purtroppo non accade, e quindi dovremmo sicuramente rivedere tante modalità nelle convenzioni anche della cura del verde, per esempio, quindi gli sfalci delle provinciali, ma anche la sistemazione del verde comunale, e già dare un'immagine diversa all'accesso del paese sicuramente porta un po' più di ottimismo e una diciamo volontà di stare a Sorgà. Ecco.
parlava di comunicazione, non sì. A caso, insomma, abbiamo ricordato in premessa che lei è giornalista professionista e quindi conosce bene questo ambito. C'è da potenziare, secondo Alleanza Civica, la comunicazione sia interna tra gli uffici, sia esterna nei confronti dei cittadini, cosa che secondo voi è un po' mancata in questi anni. Sì, allora va detto sicuramente che noi abbiamo preso il testimone dalla precedente amministrazione, quindi sostanzialmente siamo una continuazione, certo, delle cose, diciamo, positive, ma abbiamo visto anche molte criticità. Difatti, diciamo, la decisione di scendere in campo con una squadra totalmente nuova è venuta proprio per questa necessità di far capire anche al cittadino che, a fronte dei principi sani che stanno alla base di Alleanza Civica, che è questo gruppo civico, l'unico vero civico che si presenta alle amministrative di Sorgà, a fronte di questo ci sono tante cose da migliorare, tra cui la comunicazione. Allora, è mancata la comunicazione tra i singoli proprio della squadra, cosa che abbiamo visto bene di non creare anche all'interno del nostro gruppo, ma siamo un gruppo secondo me fantastico, nel senso eterogeneo ma molto unito. Infatti la scelta dei candidati è avvenuta con calma, non abbiamo fatto la corsa ai nomi per coprire un posto, abbiamo fatto una scelta ponderata, con calma, abbiamo chiesto che fossero persone veramente intenzionate a darsi da fare per il paese, e stiamo bene insieme, prima di tutto. Quindi comunicazione tra di noi, comunicazione tra l'amministratore e il funzionario responsabile degli uffici, perché se non c'è comunicazione chiara, cioè per esempio chi ha la delega ha un determinato referente di ufficio a cui rivolgersi, ma può andare chiunque a parlare con quel referente, ovviamente non creiamo altro che confusione e lungaggini. Tempo che passa, lungaggini burocratiche e quant'altro. Se invece chiariamo bene, e credo che per questo motivo mi terrò, se avrò modo insomma di diventare sindaco di Sorgà, mi terrò assolutamente la delega al personale, perché credo che il sindaco debba dare delle direttive su quale sia il canale giusto di comunicazione all'interno degli uffici. Quindi comunicazione chiara tra amministratore e ufficio, l'amministratore dà la linea politica, l'ufficio esegue. Comunicazione tra il comune e il cittadino, quindi creare una fruibilità maggiore del municipio stesso, con degli orari di apertura che siano consoni al lavoro, al ritmo della familiare. E parlare con le associazioni, avremo bisogno tantissimo del volontariato noi per fare tanto del nostro programma elettorale, e quindi parlare con le associazioni, la Proloco, che è un elemento fondamentale per il paese di Sorgà. Sulla Proloco fanno riferimento tantissimi dei servizi che sono presenti, certo, in paese, non solo l'organizzazione delle sagre, per dire. L'Auser, che ho già citato, abbiamo un Auser fortissima in comune a Sorgà e annualmente davvero dà un servizio molto, molto importante per i nostri cittadini. Quindi riuscire a coinvolgere maggiormente le associazioni e i cittadini singoli, quindi creare occasioni di incontro, di socializzazione, ovviamente intensificare i social media, ma non solo, perché sappiamo che alcune generazioni non sono molto avvezze all'utilizzo dei social media, quindi utilizzare ancora anche la carta, perché no, il volantinaggio come si faceva una volta, insomma cercare di colloquiare un po' di più con il cittadino, anche non solo per le cose belle, le cose buone, ma per coinvolgerlo in scelte importanti. Noi abbiamo una riorganizzazione delle scuole in corso e qua dovremo assolutamente sentire il parere del cittadino, non faremo niente senza prima passare dal cittadino, e poi insomma per ogni occasione, anche di difficoltà, anche se dovessimo affrontare nuove difficoltà legate ad esempio alla discarica di cui si parlava prima, dovremo assolutamente coinvolgere il cittadino, perché deve sapere quelle che sono le problematiche del paese. Lei è stata anche precedentemente, dal 2009 al 2017, assessore al bilancio, ai tributi, all'istruzione, alla cultura e alla trasparenza, sempre nel comune di Sorgà con i sindaci Bazzani e Sgrenzaroli. E nel vostro programma si parla anche di possibili accorpamenti dei servizi e unioni tra i comuni. Credete in queste sinergie tra amministrazioni? Allora, io credo che sia il futuro. Non penso che si possa tornare indietro, nel senso che l'accorpamento prima o poi avverrà.
Ovviamente dovremo capire bene logisticamente quale sarà la convenienza per Sorgà. Abbiamo due aree, sostanzialmente dovremmo studiare verso quale, insomma, sarà più consono fare questo tipo di accorpamenti. Sicuramente qualche servizio, come ad esempio la Polizia Municipale, dovrà comunque già partire prima di arrivare ad eventuali unioni e fusioni, e come anche potrebbe essere che alcuni uffici vengano condivisi. Noi già abbiamo una stazione appaltante molto importante, perché il nostro responsabile gestisce già per altri comuni questo servizio, e quindi siamo già abituati, diciamo, a collaborare con altre amministrazioni. Credo che sia il futuro. Certo, non possiamo portare via servizi essenziali al paese perché, appunto, come si diceva prima, persone non più giovani fanno fatica a recarsi nei paesi vicini per fare magari una pratica, eccetera. Quindi bisognerà studiare la soluzione migliore per tenere quel tipo di servizi rivolti a persone non più giovani in paese, in modo che lo sportello rimanga sempre. Altre cose, come appunto l'ufficio della Polizia Municipale, potrebbe essere tranquillamente accorpato, perché poi comunque i vigili arriveranno a fare servizio a Sorgà, come andranno a Nogara o in altri paesi di questa rete, insomma. Un ultimo punto prima di insomma, così, una chiamata al voto da parte dei cittadini di Sorgà: si parla anche di progetti legati ai contesti culturali. Ricordiamo che lei è laureata, dicevamo, in lettere a indirizzo storia dell'arte, e anche turistici, quindi insomma volete potenziare anche questo aspetto. Io credo che la cultura non sia soltanto un concetto astratto, ma possa diventare davvero fare marketing per il proprio territorio, e quindi stiamo già progettando un tipo di cultura che possa valorizzare sicuramente le potenzialità di Sorgà, che vanno dal paesaggio della pianura veronese alle strutture architettoniche di importanza storica fino all'enogastronomia. Abbiamo diversi piatti déco riconosciuti comunque come unici nel territorio e quindi vanno sicuramente fatti conoscere. E siamo convinti che Sorgà debba munirsi di una rete di ciclabili molto più organizzata, diciamo, dell'attuale, perché magari abbiamo pezzetti di ciclabili che poi si interrompono e vanno collegati, come è importante collegare il paese di Sorgà con gli altri del territorio. Infatti altri candidati sindaci, diciamo, del territorio confinante stanno proponendo dei lavori di ciclabile verso Sorgà. Certo. Giustamente noi dovremo a nostra volta attaccarci a questi progetti. Quindi un turismo lento, cosiddetto, no? Ecosostenibile, turismo della passeggiata, della bicicletta, che porti gente nel territorio, ma che possa anche creare quel giro affinché i nostri locali, i nostri ristoranti, le nostre sagre possano trarne del beneficio. Appello al voto, quindi si rivolge ai suoi cittadini. Allora, come ho detto un po' in tutte le nostre serate che stiamo facendo in pubblico, io credo che Alleanza Civica meriti di vincere queste elezioni, perché non possiamo dare a Sorgà soltanto infrastrutture, non possiamo basare la nostra campagna elettorale solo sulla discarica o sul cavalcaferrovia. Noi dobbiamo dare contenuti, non soltanto contenitori, al paese di Sorgà, quindi i servizi prima di tutto, ma anche la possibilità ai nostri cittadini di tornare ad uscire da casa, socializzare e vivere bene il proprio paese, con i servizi a disposizione e anche la possibilità di farci conoscere per la cultura, per la tradizione, per la scuola, al di fuori del nostro territorio. Grazie allora a Barbara Tregnago, candidata sindaco per il comune di Sorgà con Alleanza Civica, e in bocca al lupo. Viva il lupo, come dicono i giovani, eh? E noi ci vediamo alla prossima puntata.